che deve mai. No, eh? La feccia dell'umanità. Il brutto tra i brutti, il portatore di cattive novelle. Il cigli di Staffolo. Uè, Giupo. C'è la gamba di legno. Non si vede, non si vede. Non sotto c'è la luce, è sotto la luce. Vuole pommazzare, tanta cassa morto ce l'ha il mio corno. Buonasera. Iettatore. Me deve fare una domanda pure lui? Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera. Di quale cosa così divertente ci parla questa sera? Cosa allegra sicuramente, visto il suo aspetto? Un mestiere molto antico. Mestiere antico? Sicuramente un mestiere fornaio, l'artista, il pittore, il musicista. Dipende dai punti di vista. Madonna, è un bel lento. Vabbè, che quaresima. Qual è questo mestiere così divertente che ci vuole dire questa sera? Ha tirato il suo foglietto, non si vede? Il becchino. Il divertimento, no? Mi tocchi per favore, no, non mi toccare per carità. Allora, prego. Allora, noi abbiamo per domandina, sì. Nella prima scena del quinto atto dell'Amleto di Shakespeare, e chi la sa? Due becchini cavavano la fossa per il cadavere della giovane donna ammazzata da Amleto. Toccatevi, io toccate. Chi era? Se c'è di palle toccate voce. Chi era? La morta. Divertente, argomento. Cioè una l'ha messa sotto terra, io devo dire chi è morta? Nella prima scena qui. Marta! Era Marta? No. Sbagliata. E allora? Crepa. Crepa di Giuliano. Lasci morire. Mandi lui via. A mai più rivederci, grazie. Tanti saluti. Che Dio la fulmini.